Lettori e lettrici di tutte le età, compresa la mia, benvenuti a Book Parade, speciale il libro più bello del mondo. Sono davvero in tanti che mi hanno chiesto qual è secondo me il libro più bello del mondo. Io potrei tranquillamente rispondere quello di cui sono io protagonista, l'industria del male, ma voglio essere obiettivo e sincero e soprattutto non voglio autocelebrarmi, per cui vi risponderò effettivamente parlando di un altro libro che quando ho letto ho viaggiato davvero con la fantasia per settimane e settimane. Il libro più bello del mondo, secondo me, è un libro illustrato per ragazzi di genere fantasy sportivo, che si chiama Elfio e i Satanelli. La bontà di questo progetto editoriale è testimoniata anche dalla grande attenzione mediatica di cui questo libro sta godendo. Ne hanno parlato al TG1 nella rubrica Billy il vizio di leggere, curata da Bruno Luverà. Ne hanno parlato a Rai 3 nel programma Linea Notte, che ha ospitato la guest star Carolina Morace, protagonista di un cameo all'interno del libro, e ne ha parlato anche il Corriere dello Sport insieme a numerose altre testate giornalistiche di livello nazionale. Insomma, si presenta davvero bene questo libro ed è stato anche per tutta la curiosità che mi ha suscitato che ho deciso di leggerlo. Il protagonista di Elfio e i Satanelli è Mattia Rossi, un ragazzino che gioca nella squadra dei Satanelli, che è allenato niente di meno, questa squadra che è allenata niente di meno che da Carolina Morace, una leggenda vivente del calcio e prima donna al mondo a essere inserita nella Hall of Fame. Insomma, parliamo veramente del top del top. Questo progetto editoriale tratta tematiche prosociali ed educative ed è rivolto a un pubblico giovane, ma che può tranquillamente sfociare anche in tutta la famiglia, insomma, perché è molto bello ed è sicuramente un libro da leggere. Elfio e i Satanelli è un prodotto dall'altissimo standard qualitativo. Il libro è interamente a colori e le illustrazioni di Domenico Nagliero sono belle e accattivanti, un piacere autentico per gli occhi di grandi e piccini. La storia di Pietro Favorito si muove in bilico tra realtà e finzione ed è un mosaico perfetto in cui i singoli pezzi si incastrano con sorprendente coerenza. Ed è proprio in virtù di questa coerenza che l'elemento irreale della trasformazione del ragazzino Mattia in elfo e della sua amicizia con i Satanelli si amalgama in tutta naturalezza e senza alcuna forzatura. Il leitmotiv di Elfo e Satanelli è l'illecito sportivo, dal doping al calcio scommesse, che travolgerà il campionato di calcio primavera. Ma grazie alla presenza di Carolina Morace come allenatrice di una squadra maschile, verrà sfiorato anche il tema attualissimo del disagio del movimento calcistico femminile. La trama è questa: il campionato primavera in Italia ha quasi raggiunto per fama e popolarità quello di Serie A e Giuseppe Rossi, fratello di Mattia, è il campione dalle grandi speranze che gioca nella squadra dei Satanelli allenata da Carolina Morace. La Dinamo Lombarda è invece la loro principale antagonista ed è una squadra che è stata acquistata da un magnate russo che vuole vincere a tutti i costi. E direi che a questo punto possiamo salutarci.
Vi invito a iscrivervi al canale per vedere altre video recensioni di libri, oppure per seguire le avventure e i gameplay mie e dei miei amici. Da Iena King è davvero tutto, al prossimo appuntamento. Ciao!